Sì, è stato un 2 giugno ancora condizionato dalle limitazioni imposte dalle misure di contenimento del Covid, però è stato un 2 giugno diverso rispetto a quello dell'anno scorso, sia dal punto di vista del sentimento che si respirava. L'anno scorso era ancora un 2 giugno segnato dalle difficoltà, oggi c'è la volontà invece, si è percepita, degli italiani di riappropriarsi della propria vita, della propria socialità, e si è visto anche nella partecipazione di tanti cittadini lungo il percorso che ha segnato l'arrivo del Presidente dal Quirinale all'Altare della Patria. Che è stato vissuto con grande emozione, con grande partecipazione. Credo che sia un 2 giugno in cui è mio dovere ringraziare le Forze Armate per il lavoro che stanno svolgendo in questa emergenza sanitaria, fin dai primi giorni dell'emergenza nei territori più colpiti, venendo ad oggi con attività varie, il trasporto delle persone malate, il trasporto dei medicinali, l'aiuto alla popolazione, l'installazione di ospedali da campo, la collaborazione con la sanità civile che ha fatto un grandissimo lavoro e ha pagato anche un caro prezzo, l'impegno con le forze dell'ordine per il controllo del territorio, e voglio ringraziare anche qui le forze dell'ordine per il lavoro straordinario che hanno svolto e che stanno ancora svolgendo fino ad arrivare ai tamponi e poi alla campagna di vaccinazione, sempre in ausilio alla sanità civile. Credo che le Forze Armate abbiano risposto ai bisogni degli italiani. Lo hanno fatto perché è il modo con cui, come dire, onorano la divisa che portano. La divisa rappresenta il giuramento fatto alla Costituzione e il giuramento fatto a servizio delle istituzioni e dei cittadini italiani. Quindi credo che il lavoro svolto in questo anno, che si assomma al lavoro fatto quotidianamente dalle forze armate e dalle forze dell'ordine in Italia e all'estero, rappresenti motivo di orgoglio degli italiani, e penso che gli italiani siano grati a tutti i nostri militari.